anni hai, Alvise? 7. 7 anni. E tu come ti chiami? Gianmarco. E quanti anni hai, Gianmarco? Tra poco ne faccio 16. Cosa? 16. Quasi 16. Che invidia. Io volevo chiedere ad Alvise. Alvise, non me ne vogliono gli altri. Alto e forte come Gianmarco? Sì. Avete capito? L'avete capito? Lo merita un applauso, Alvise? Io sono il mio basket. Quest'anno ci sono un sacco di novità e abbiamo pensato di organizzare una serata come questa per raccontarvele per bene. Prima novità di quest'anno è l'introduzione e la creazione della prima squadra. Seconda cosa, abbiamo rinnovato lo staff tecnico, più tardi il direttore sportivo presenterà i dettagli. Terza novità è quella dell'attivazione di corsi mini basket dedicati prettamente alle bambine. Dopo la sperimentazione dell'anno scorso abbiamo avuto un buon successo, un buon riscontro di seguito e quindi abbiamo deciso di attivare anche il settore femminile partendo dal mini basket. Beh, innanzitutto mi sento molto onorato di aver ricevuto questa carica dal mini basket. E lo scopo societario sarà esclusivamente quello di fare in modo che ogni ragazzo esprima al massimo il proprio potenziale dal punto di vista cestistico. Nulla di più, nulla di più. Fare in modo che ogni... Noi abbiamo il dovere di fare in modo che ciascuno di loro arrivi ad esprimere il massimo e quindi arrivi a diventare un giocatore di basket. Vorrei dire solo, fare una precisazione, noi siamo nati nel 2012 un gruppo di genitori con delle idee ben chiare, come ha detto il sindaco, e voglio fare un appello a tutti i genitori. Noi abbiamo bisogno di tutti quanti voi, ci date una mano, sì, che portate i vostri ragazzi, che siano presenti sempre e che cercano di fare uno sport sano assieme a noi. Quindi io ringrazio tutte le famiglie che continuino a fare quello che hanno fatto fino adesso, cioè darci una mano e sopportare il nostro lavoro. Grazie a tutti. Grazie signor Costanti. Allora, buonasera a tutti, sono Johnny Cucco. Io in questo palazzetto ci sono cresciuto come giocatore e adesso ci torno come allenatore. Sono molto emozionato, entusiasta. Allora, iniziamo con il capitano che è Ivan Lusso. Poi abbiamo Jacopo Negazzo. Alessandro Boso. E Michael Del Blasio. A seguito per il lavoro ci sono Guido Fiorioli, Daniele Lorenzo. Grazie molte. Buonasera a tutti, mi chiamo Federico. Questa società ha una grande fortuna. Ci sono tantissime menti sinergiche, per cui gli allenatori vogliono il bene dei ragazzi e le volontà agonistiche dei senior. Grazie, perché 5 o 6 anni fa, quando questa cosa è nata, aveva chiara l'idea che non si trattava di una esperienza di persone che volevano provare, ma di persone che avevano un progetto chiaro in testa, di cui questa è l'evidenza. Palese agli occhi di tutti. Loro sapevano che saremmo arrivati sino a qui e sanno già adesso che ci sono altri traguardi che noi facciamo fatica a immaginare, ma che loro hanno ben chiari. Quindi grazie a chi ha avuto questa capacità di vedere oltre, a chi ci ha messo l'impegno, a chi ci ha messo i soldi, a chi ci ha messo il tempo, a chi ha accompagnato i ragazzi in tutte le competizioni che li vedono protagonisti. Credo, ragazzi, che vadano ringraziati i genitori per tutti i chilometri che si fanno a portarli avanti e indietro. Credo che la sfida che sta lanciando e che sta portando avanti
tanti da anni in basket sia proprio quella di riportare il basket a San Donato ad alto livello o comunque a un buon livello, e credo che questi ragazzi siano una dimostrazione. Grazie. Il mio ringraziamento va al New Basket San Donato, perché con l'amministrazione di Musile abbiamo tanti progetti, abbiamo il progetto Sport a Scuola, partecipate sempre a Sportiamo, quindi tante attività in cui collaboriamo e che portano tanti risultati, perché il nostro obiettivo come amministrazione è quello di avvicinare quanti più ragazzi allo sport. Facciamo un applauso! Bravissimi!